Signor Marchese, buongiorno. Fabrizio, buongiorno a te. La colazione è pronta. Grazie. Tenete. Oh, grazie, eccellenza. Carissimo Conte, fra me e voi vi è qualche differenza. In questa locanda tanto vale il mio danaro quanto vale il vostro. Ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. E per quale ragione? Io sono il marchese di Forlipopoli. E io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Conte ha comprato. Io ho comprato la contea, caro marchese. Quando voi avete venduto il marchesato. Basta. Io sono chi sono e mi si deve portare rispetto. Io mi trovo in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che piace a me. Questa è bella. E perché credete che io sia in questa locanda? Anch'io sono innamorato di Mirandolina. Voi non farete niente. Io no, e voi sì. Io sì e voi no. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di danari. Non ne mancano. Caro Marchese, io spendo uno zecchino al giorno in questa locanda. E le faccio continuamente regali. Io quel che faccio non lo dico. Voi non lo dite. Ma si sa. Non si sa tutto. Si sa, i camerieri lo dicono. Signori, buongiorno. Oh, ditemi, ditemi, come sta la padroncina? Sta bene, illustrissimo. È alzata dal letto? Sì. Illustrissimo? Asino! Perché illustrissimo? Che cos'è questo illustrissimo? Beh, è il titolo che ho dato anche al signor Conte. Tra me e lui vi è qualche differenza. Avete sentito? Dice bene, c'è differenza. Me ne accorgo anche dei conti. Di alla padrona che venga da me, che le devo parlare. Caro Fabrizio, volete vedere la differenza che c'è tra il marchese e me? Che vorreste dire? Tenete. Vi dono uno zecchino. Vediamo se lui fa altrettanto. Grazie, signor Conte. Eccellenza? Vattene, non getto via il denaro come i pazzi. Signor Conte, che il cielo la benedica. Eccellenza? Voi credete di superarmi con i regali, eh? Ma non farete niente. Voi non farete niente. Io non apprezzo quel che vale. Ma quello che si può spendere... Spendete pure a rotta il collo. Mirandolina non ha stima di voi. Ma con tutta la vostra gran nobiltà, credete di essere da lei stimato? Ci vogliono i danari! Voi non sapete quel che dite. Lo so. E lo so meglio di voi. Buongiorno, cari amici. Di che cosa si discuteva così animatamente? Si discuteva sopra un bellissimo punto. Il conte discute con me sul merito della nobiltà. Ah, io non tolgo il merito della nobiltà a nessuno, solo che dico che per togliersi qualche soddisfazione ci vogliono i denari. Veramente, caro marchese? Orsù, parliamo chiaro. Allora, si può sapere o no perché discutavate? Per un motivo, il più ridicolo della terra. Sì, il conte mette tutto in ridicolo. Il nostro caro marchese è innamorato della bella locandiera. Io l'amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero invece come una ricompensa alle mie attenzioni. Che ne pensate? Bisogna vedere con quanto impegno io la proteggo. Eh sì, egli la protegge e io spendo. E voi fate tutto questo per una donna? A me, certamente, non c'è pericolo che possa accadere. Le donne io non le ho mai amate, non le ho mai stimate. E ho sempre creduto che la donna sia per l'uomo un'infermità insopportabile.
Mi fate ridere. Cosa mai può avere di straordinario questa donna rispetto alle altre? Sono 3 giorni che vive in questa locanda e a me non ha fatto nessuna impressione. Una donna come le altre. Oh no, non è come le altre, ma qualche cosa di più. Non ho mai trovato una donna come questa che sappia unire il decoro alla gentilezza. Beh, io con le donne ho sempre trattato. Ne conosco i pregi e i difetti. Eppure costei, nonostante le mie lunghe attenzioni e le tante spese sopportate, non ho potuto toccarla nemmanco con un dito. Arte, arte sopraffina! Poveri gonzi, a me non la farebbe. Donne alla larga tutte quante. Non siete mai stato innamorato? Mai, né mai lo sarò. Hanno cercato di darmi moglie in tutte le maniere, né mai io l'ho voluta. Eccola, eccola, eccola la nostra padroncina. Guardatela se non è adorabile. M'inchino a questi cavalieri. Chi mi ha chiamata di lor signori? Io vi ho richiesta, ma non qui. E dove mi vuole, eccellenza? Nella mia camera. Nella sua camera. Se ha bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. Mirandolina, io invece vi parlerò qui in pubblico. Non vi chiedo di venire nella mia camera. Guardate, Mirandolina. Guardate questi orecchini. Vi piacciono? Belli. Sono diamanti, sapete? Non lo so, li conosco. Me ne intendo anch'io di diamanti. Prendeteli, ve li regalo. Caro amico, voi li buttate via? Ma no, non posso assolutamente. Prendeteli per amor mio. Ma no, ma io non li voglio. Se non li prendete, mi offendete. Ah, quanto a questo, poi il signor Conte lo sa. Io non voglio offendere nessuno. Affinché non si offenda, li prenderò. Oh, che fuma. Se non desiderate altro, io andrei. Ehi, padrona, la biancheria che mi avete dato non mi piace. Se non avete di meglio, provvederò da me. Signore, ve ne sarà di meglio, sarà servito. Ma mi pare che potrebbe chiedere con poco di gentilezza. Dove spendo i miei denari non ho bisogno di far complimenti. Compatitelo, egli è nemico giurato delle donne. E non ho bisogno di essere compatito da lei. Povere donne, che cosa le hanno fatto? Perché è così crudele con noi, signor cavaliere? Basta così, con me non vi prendete più confidenza. Cambiatemi la biancheria, la manderò a prendere con il mio servitore. Amici, vi saluto. Che uomo selvaggio. Nessuno mi ha mai trattata così. Quasi quasi gli dico di lasciare la mia locanda e andare. Sì, e se non vuole andare via, ditelo a me, che lo farò partire immediatamente. Fate pur uso della mia protezione. E per il danaro che andreste a perdere, non vi preoccupate, pagherò tutto io. Sentite, Mirandolina, mandatevi anche il marchese, pagherò anche per lui. Grazie, signori miei, grazie. Ho tanto spirito che basta per dire a un forestiero che non lo voglio. E circa il mancato guadagno, la mia locanda non ha mai avuto camere in ozio. Signor Conte, c'è un signore che chiede di lei. Sì, chi è? E credo sia un gioielliere. Oh, certo, certo. E Mirandolina, devo vedere un gioiello, bisogna accompagnare questi orecchini. Voi meritate molto, Mirandolina, e io al danaro non ci penso. Vado a vedere questo gioiello e torno. Vada. Addio, Mirandolina. Signor Marchese, la rivedisco. Maledetto Conte, con tutto il suo danaro mi ammazza. In verità il signor Conte si disturba troppo. Costoro hanno 4 soldi e pensano che le donne della vostra sorta si conquistano con i regali. Ah, i regali non fanno male allo stomaco. Ma io penserei di farvi un'ingiuria obbligandovi con i regali. Ah, sicuramente il signor Marchese in questo non mi ha ingiuriata mai. E tali ingiurie non ve le farò. Su questo ci posso giurare. Ma in quello che posso, comandate. Ecco, bisognerebbe che io sapessi in che cosa può vostra eccellenza? In tutto. Provate. E come? Sposatemi e lo saprete. Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei.
Mi piace l'arrosto. E del fumo, non so che farne. Se avessi sposato tutti quelli che han detto volermi, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. Questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così bruscamente. È una cosa che non sopporto, sì, una cosa che mi muove la bile terribilmente. Questo è il primo cavaliere arrivato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. È nemico delle donne, non le può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà, la troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quelli che mi corrono dietro mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Vivo onestamente e godo della mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimanti e voglio usar tutta l'arte per vincere, abbattere e punire quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia mai prodotto al mondo la bella madre mia. Padrona, c'è il forestiero che ha alloggiato nella camera di mezzo che si lamenta della biancheria. Sì, sì, lo ha detto anche a me, dobbiamo cambiarla. Benissimo, tiratela fuori che gliela porto. Andate, andate, gliela porterò io. Gliela volete portare voi? Sì, io. Mi interessa molto questo forestiero. Tutti mi interessano, badate a voi. Sì, ma si era stabilito che i forestieri li serva io. Voi con i forestieri siete un poco troppo ruvido. E voi invece siete un po' troppo gentile. So quello che faccio e non ho bisogno di consigli. Benissimo, se è per questo, trovatevi loro un altro cameriere. Ma perché, Fabrizio? Sono forse un'ingrata? Vi ricordate ciò che ha detto a noi due vostro padre prima che morisse? Sì. Quando mi vorrò sposare mi ricorderò di quello che mi disse mio padre. Ma che cosa crede che io sia? Una civetta? Se tratto bene, forestieri, lo faccio per il mio interesse, per tenere alto il nome della mia locanda. E quando mi vorrò sposare, caro Fabrizio, mi ricorderò di quello che disse mio padre. E chi mi avrà trattato bene non potrà lagnarsi di me. Chi la capisce è bravo davvero. Ora sembra che mi vuole, ora sembra che non mi vuole. Ma qui tanto a me conviene aspettarmi perché i forestieri vanno e vengono. Ma io resto sempre. Illustrissimo, hanno portato questa lettera. Portami la cioccolata. Siena, 1 gennaio 1753. Chi scrive? Orazio Taccagni. Amico carissimo, la tenera amicizia che a voi mi lega mi rende sollecito avvisarvi essere necessario il vostro ritorno in patria. È morto il conte Manna. Oh, povero conte, me ne dispiace. Ha lasciato la sua unica figlia nubile, erede di 150.000 scudi. Tutti gli amici vostri vorrebbero che toccasse a voi una tal fortuna e vanno maneggiando. Non s'affatichino per me che non voglio saperne nulla. Lo sanno tutti che non voglio donne tra i piedi. E questo mio caro amico, che più di ogni altro lo sa, più di ogni altro mi secca. Moglie a me, piuttosto una febbre quartana. Amico, mi spiace se resto un poco con voi. No, mi fate onore.
Almeno fra me e voi possiamo trattarci con confidenza, ma quel somaro del conte, quello non è degno di stare in nostra compagnia. Caro Marchese, voi non lo potete sopportare perché vi rivale in amore. Ma non vi vergognate. Ho un cavaliere della vostra sorta innamorarsi di una locandiera. Uomo saggio quale voi siete, correre dietro ad una donna. Cavaliere mio, costei mi ha stregato. Pazzie, debolezze. Basta, non fatemi pensare. Quel che mi dà fastidio, invece, è il mio fattore di campagna. Vi ha fatto qualche torto? Mi ha mancato di parola. Oh, ma ne dispiace. Portane subito un'altra. Mi dispiace, ma è finita, illustrissimo. Bisognerà provvedere. Marchese, se volete degnarvi di questa... E questo mio fattore, come vi dicevo... E io resterò senza. Mi aveva promesso di mandarmi con la posta 20 zecchini. E non me li ha mandati. Me li manderà un'altra volta? Il punto sta che ho un impegno e non so come fare. 8 giorni più, 8 giorni meno. Ma voi che siete cavaliere, sapete quel che vuol dire mantenere la parola data? Non so che dirvi, mi dispiace vedervi scontento. Ma voi avreste difficoltà per 8 giorni di farmi il piacere? Ecco, Marchese, se avessi del denaro sarei ben felice di darvene, ma anche io ne sto aspettando e non ne ho. Non volete darmi ad intendere d'essere senza denari? Osservate voi stesso. Ecco, vedete, questo è tutto quello che ho. Non arrivano che a 2 zecchini. Ma quello è uno zecchino d'oro. Sì, l'ultimo. Prestatemi quello che vedrò intanto. E io poi come farò? Ma di che avete paura? Ve li renderò. Non so che dirvi. Servi. Grazie, amico. Ci rivedremo a pranzo. Il marchese voleva 20 zecchini. E poi se ne è accontentato di uno solo. Vabbè. Uno zecchino non mi preme di perderlo. E se non me lo restituisce, tanto di guadagnato. Non verrà più a seccarmi. Mi spiace solo che ha bevuto tutta la mia cioccolata. Permette, illustrissimo? Che cosa volete? Ecco qui della biancheria migliore. Bene, mettetela di là. La prego almeno di vedere se è di suo gradimento. Che roba è? Le lenzuola sono di seta. Seta? Sì. Pretendevo tanto. Mi bastava qualche cosa di meglio di quel che mi avete dato. Ma sa, signor cavaliere, in verità questa biancheria la riservo per quelli che sanno apprezzare. Ad altri non la darei. Bene, datela al mio cameriere. Non c'è bisogno che vi incomodiate per questo. Ah, ma io non mi incomodo mai quando servo un cavaliere di così alto merito. Costei vorrebbe adularmi, donne tutte uguali. È duro, ho paura di lanciarci. La metterò di là. Sì, mettetela dove volete. I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano. A pranzo cosa desidera? Mangerò quel che vi sarà. Ma vorrei sapere i suoi gusti. Se le piacesse qualcosa più dell'altra, lo dica con libertà. Se vorrò qualche cosa, lo dirò al cameriere. Ma gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi altre donne. Se le piacesse qualche intigoletto, qualche salsetta, lo dica a me. Mi dispiace. Ma nemmeno in questo modo riuscirete a fare con me quello che avete fatto con il conte e con il marchese. Ma che dice mai, illustrissimo? Questi signori vengono alla mia locanda per alloggiare e pretendono poi che la locandiera si innamori di loro. Abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro ciarle. Se siamo gentili, è per tenerli a bottega. E le dirò, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza. Brava, almeno siete sincera. Ah, non ho altro di buono che la sincerità. Per questo non ho mai voluto sposarmi. Ha moglie, vossignoria illustrissima? Oh, il cielo me ne liberi, non voglio donne. Bravissimo, si conservi sempre così. Voi siete la prima donna che ho sentito parlare in questa maniera? Le dirò, signor cavaliere. Noi altre locandiere vediamo e sentiamo molte cose. Veramente singolare costei.
tutto comincia da domesticarsi. Bene, se avete da fare le cose vostre, non c'è bisogno che restiate qui per me. Sì, se vorrà qualche cosa, manderò il cameriere. Bene, se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri. Ma in verità, signor cavaliere, io non vado mai nelle camere dei forestieri. Ma da lei ci verrò qualche volta. Da me? Perché? Perché, illustrissimo signore, lei mi piace. Io vi piaccio? Sì, mi piace. Perché lei non è di quelli che si innamorano. Mi caschi il naso se prima di domani non l'avrò fatto innamorare. So io quel che faccio. Donne, alla larga tutte quante. Questa sarebbe una di quelle che potrebbero farmi cascare più delle altre. Quella scioltezza nel dire è cosa poco comune. Ah, non so che di straordinario che non capisco. Ah, ma non per questo ci cascherò. Pazzi, pazzi quelli che si innamorano delle donne. Voi siete il padrone o il cameriere? Il cameriere, ai comandi di vostra signoria illustrissima. Sì, da delle illustrissime. Cameriere? Illustrissima? Dica al vostro padrone che venga qui. Voglio parlare con lui per il trattamento. Vera la padrona, vi servo subito. Beh, chi di anni ne saranno queste due donne? Dall'abito, dall'aspetto, sembrano due nuove donne. Ci ha dato delle illustrissime, ci ha creduto due dame. Bene, bene, così ci tratterà meglio. E non ci farà pagare di più. E non vorrei che con tutti questi titoli ci cacciassimo nei guai. Cara amica, siete di poco spirito. Due commedianti come noi, abituate a far sulla scena da principesse, da marchese, da contesse, avranno difficoltà a recitare una parte in una locanda? La padrona verrà tra poco a servirvi. Bene. Se nel frattempo avete bisogno di qualsiasi cosa, chiamatemi. Io ho avuto già l'onore di servire altre dame e vorrei servire anche le signorie loro illustrissime. Occorrendo mi servirò di voi. Ordenza, queste parti le fa benissimo. Se nel frattempo volete fornirmi il vostro riverito nome per il registro... Guardi il bello! Perché devo dare il mio nome? Beh, noi altri locandieri siamo obbligati a chiedere il nome, il casato e la condizione di tutti i passeggeri che alloggiano nella nostra locanda. È la legge. Molti potrebbero dare un nome finto. Beh sì, in quanto a questo sì, però noi ci limitiamo a scrivere ciò che ci dettano e non chiediamo nulla di più. Allora scrivete, la baronessa Ortensia del Poggio, palermitana. Siciliana, sangue caldo. E lei, signora? Ed io? Non so che dire. Oh, no, via, contessa De Gianira. Date il vostro nome. Vi supplico. E non l'avete sentito? La signora contessa De Gianira. E il cognome? Anche il cognome? Sì, dal sole, romana. Perfetto. Non occorre altro. Ora scusatemi, la padrona verrà da breve. L'ho detto io che erano due dame. Le mance non mancheranno. Serva umilissima della signora baronessa. Oh, contessa, a voi mi inchino. Oh, madama, ma voi mi adulate. Oh, cara contessa, al vostro merito converrebbe molto di più. Dame cerimoniose. Mi inchino a queste dame. Oh, buongiorno, brava giovane. E signora padrona, vi riverisco. Permette che io le baci la mano? Oh, sì, ti prego. Anche a lei, illustrissima. Oh, tenete. Ride, illustrissima? Di che? Oh, che cara contessa, ride ancora di me. Prima ho detto uno sproposito che l'ha fatta ridere. Io scommetto che non sono dame. Se fossero dame, non sarebbe.
E le signore sono sole? Non hanno cavalieri, non hanno servitori, non hanno nessuno? Il barone è mio marito? Perché ride, illustrissima? E rido del barone suo marito? Sì, è un cavaliere molto generoso, racconta sempre barzellette e ve racconto prima col conte Orazio, marito della contessina. La fa ridere anche il signor conte? Contessa, un po' di decoro. Signore mie, siamo sole, nessuno ci sente. Questa contea, questa baronia, non sarebbe che... Che cosa vorreste dire? Mettete in dubbio la nostra nobiltà? Perdoni, illustrissima, altrimenti farà ridere la signora contessa, non si arrabbi. E via, su, a che serve? Contessa, contessa! Io so che cosa stava per dire. Davvero? Sì. Stava per dire, a cosa serve fingere d'essere dame? Non è vero? Ah, ma allora ci conoscete! Che brava commediante! Non è buona a recitare una parte! Io fuori dalla scena non so fingere! Brave signore, mi piace il vostro spirito e la vostra franchezza! Qualche volta ci divertiamo un poco! Servitevi pure nella mia locanda! Ma vi prego soltanto, se mi capitassero persone di rango, di lasciare l'appartamento. Vi darò delle camere molto comode. Ma sì, sì, volentieri. Ecco un cavaliere alloggiato nella mia locanda. Quando vede donne, sempre si fa avanti. Oh, è ricco? Ah, io non so i fatti suoi. È permesso? Si può entrare? Oh, venga pure avanti. Servo di lor signore. Sono forestiere. Sì, eccellenza, sono venute ad onorare la mia locanda. Eccellenza! Questa è la baronessa Ortensia del Poggio e questa è la contessa Dejanira del Sud. Onoratissimo, io sono il marchese di Forlipopoli e se vi potessi servire in qualcosa, comandate. Questo cavaliere è pieno di bontà, mi onora della sua protezione. Sì, io la proteggo e proteggo tutti quelli che vengono nella sua locanda e se vi occorre qualcosa... Comandate. Oh, lei è molto gentile, signor Marchese. Che bel fazzoletto, signor Marchese. Che ne dite, bello? Sono di buon gusto io. Certamente, di ottimo gusto. Ne avete mai visti di così belli? Ma è bellissimo. Non ne ho mai visti di così belli. Se me lo regalasse, lo prenderei. Questo viene da Londra. È bello, sì. Mi piace molto. Il conte non sa spendere. Getta il suo denaro e non compra mai una galanteria di buon gusto. Il signor Marchese invece conosce, sa, distingue, vede, intende. Bisogna piegarlo bene affinché non si rovini, eh. Questa roba va costruita con attenzione. Tenete. Vuole che lo faccia mettere nella sua camera? No, mettetelo nella vostra. Perché nella mia? Perché ve lo regalo. Oh, ma non lo prendo assolutamente. Ho detto che ve lo regalo. Ma io non posso, non voglio. Ma non mi fate andare in collera. Ah, quanto a questo poi il signor Marchese lo sa. Io non voglio offendere nessuno. Affinché non vada in collera, lo prenderò. Oh, che faccia tosta! E poi dicono delle commedianti. Che ne dite? Un fazzoletto del genere l'ho donato alla mia padrona di casa. Ma si vede che lei è un cavaliere molto generoso, signor Marchese. Signor Marchese, se ne trovano di quei fazzoletti in Firenze? Vorrei tanto averne uno uguale. Uguale a quello sarà difficile, ma vedremo. Ecco, signor Marchese, perché non ci fa un poco di compagnia? Sì, sì, resti a pranzo con noi. A pranzo? Volentieri, volentieri. Vi cercavo. Sono qui con queste dame. Dame? Mi inchino umilmente. Mostrate al conte il fazzoletto. Ah, sì. E il signor conte? Guardi qua che bel fazzoletto mi ha regalato il signor Marchese. Guardi. Me ne rallegro, signor Marchese. Mi complimento! Niente, niente sciocchezze! Riponetelo via, non voglio che lo diciate. Quel che faccio non si deve sapere. Non si deve sapere e me lo fa mostrare. Mirandolina, con il permesso di queste dame,
vorrei dirvi una parola. Faccia pure liberamente. Quel fazzoletto in tasca lo rovinerete. Lo metterò nella bambagia affinché non si ammacchi. Mirandolina. Guardate questo piccolo gioiello di diamanti. È il compagno degli orecchini che vi ho donato. Bello. Prendetelo, ve lo regalo. Oh, ma io non voglio. Si è maledetto il conte, i suoi diamanti e i suoi denari. Ma no. Mirandolina, non mi vorrete fare questa malecreanza? Oh, delle malecreanze poi, il signor conte lo sa. Io non le voglio fare a nessuno, affinché non si offenda anche lui. Lo prenderò. Signor Marchese, guardi qua. Che bel gioiello mi ha regalato il signor conte. Non è magnifico? Nel suo genere il fazzoletto è più di buon gusto. Sì, ma da genere a genere vi è una bella differenza. È bella cosa vantarsi in pubblico di una grande spesa. E voi che fate i vostri regali in segreto? Quest'altro signore chi è? Sono il conte d'Alba Fiorita, per obbedirvi. Capperi, è una famiglia illustre, ma io la conosco. Sono ai vostri ordini. Signori miei, sarete stanche. Volete che faccia servire nella vostra camera? Certo, certo. Di che paese il signor conte? Napoletano. Oh, siamo mezzi patrioti. Io sono palermitano. E io sono romana, ma sono stata a Napoli e amo i napoletani. Sono ai vostri comandi, ma siete sole, non avete uomini. Ci sono io, signore, e non hanno bisogno di voi. Siamo sole, signor conte. Mirandolina, sì? Fate preparare nella mia camera per tre. Vi degnerete di pranzare con me? Con vero piacere! Ma io sono stato invitato per primo da queste dame! Esse sono padrone di pranzare con chi vogliono, ma alla mia tavola in più di tre non ci si sta. Andiamo, andiamo, signor conte. Il signor marchese ci onorerà un'altra volta. Andiamo. Signor marchese, se trova il fazzoletto, mi raccomando, Andiamo. Conte, conte, voi me la pagherete. Di che vi lamentate? Io sono chi sono, non mi si tratta così. Basta! Quella donna vorrebbe un fazzoletto, Non l'avrà. Mirandolina, tenetelo caro, Fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. Diamanti se ne trovano, ma fazzoletti di quella sorta non se ne trovano! Oh, che bel pazzo! Mirandolina, vi dispiace che abbia invitato a pranzo queste due dame? Ma niente affatto, signore. Non preoccupatevi, Io sono vostro. E vostro sono il mio cuore e le mie ricchezze. Con tutte le sue ricchezze e con tutti i suoi denari, di sicuro non riuscirà a farmi innamorare. E tantomeno lo farà il signor marchese con la sua ridicola protezione. Ma adesso l'impegno di far innamorare il cavaliere di Rivafranta. E non mi priverei di un tal privilegio per un gioiello il doppio di questo. Possibile che non debba cedere? Nessuno può resistere ad una donna quando le dà tempo di far uso della sua arte. Dite al vostro padrone che la zuppa è in tavola. Glielo potete dire anche voi. No, non ci parlo tanto volentieri, è un tipo così stravagante. Eppure non è cattivo, non può vedere le donne, ma con gli uomini è educato. Non può vedere le donne? Povero sciocco, non conosce il buono. Illustrissimo, il pranzo è in tavola.
Questa mattina mi pare che si pranzi prima del solito. Questa camera è stata servita prima di tutti, illustrissimo. Il signor Conte strepitava che voleva essere servito per primo, ma la padrona ha voluto così. Sono obbligata a cos'è per le attenzioni che mi dimostra. È una donna molto garbata, illustrissimo. Ti piace, eh? Beh, se non fosse per far torto al mio padrone, verrei a stare con Mirandolina come cameriera. Povero sciocco! Questa donna incanta tutti. Sarebbe da ridere se incantasse anche me. Orsù, domani me ne vado a Livorno. Si ingegni per oggi, se può. Ma prima che io perda la mia avversione per le donne, ci vuol ben altro. E questo cos'è? La padrona vuol sapere se le piace questa salsa che ha preparato con le sue mani. Costei mi obbliga sempre di più. Dile che mi piace e che la ringrazio. Sarà servito, illustrissimo. Faglielo a dir subito. Subito? Miracolo. Manda un complimento a una donna. Questa portata è proprio squisita. Certo, se Mirandolina farà così, avrà sempre gente in locanda. Buona tavola, buona biancheria. Che non si può certo dire che non sia gentile. Ma quel che più stimo in lei è la sincerità. La padrona la ringrazia del complimento e le manda a dire che sta preparando un altro piatto per lei. Sta preparando un altro piatto per me? Sì, signore. Insomma, costei mi obbliga sempre di più, ecco. Costei bisogna essere gentili. È troppo premurosa. Bisogna pagare il doppio, trattarla bene e andare via subito. Il conte è andato a pranzo? Signore, sì, in questo momento. Oggi ha due dame a tavola con lui. Due dame? E chi sono? Sono arrivata alla locanda da qualche ora. Che debolezza. Non appena vede due signore, subito si attacca. Ma le conosceva? Credo di no. A tavola con due dame. Che bella compagnia. Con le loro smorfie mi farebbero passare l'appetito. Permesso? Aiuta la signora. Oh, perdoni, mi lasci l'onore di metterlo in tavola con le mie mani? Questo non è compito vostro, Mirandolina. Ah, signor cavaliere, chi sono io? Una signora? Sono solo una serva di chi favorisce venire alla mia locanda. Vi ringrazio. Che vivanda è questa? Un antico letto fatto con le mie mani. Sarà buono. Se l'avete fatto con le vostre mani, sarà buono. Gentilissimo. Signor cavaliere, in verità io non sono molto brava in cucina, ma vorrei imparare per accontentare un cavaliere così compito. Domani a Livorno. Bene, se avete da fare le cose vostre, non c'è bisogno che restate qui per me. E certo, vorrei solo sapere se questo piatto le piace. Ma certo, subito. Ma è squisito. Che roba è? E in verità, signor cavaliere, io ho dei segreti particolari. Portami da bere. Bravissimo, su questo piatto bisogna bere del vino buono. Avete ragione, portami del vino di Borgogna. Perfetto, il Borgogna è magnifico. Secondo me per pasteggiare è il miglior vino che si possa bere. Voi siete di buon gusto in tutto. In verità, signor cavaliere, poche volte mi inganno. Eppure questa volta vi ingannate. Perché? Perché credete che io meriti le vostre attenzioni. Signor cavaliere... Che cosa c'è? Che cosa sono questi sospiri? Le dirò, io... Mi fa impressione pensare che il mondo è pieno di ingrati. Son con tutti, sempre così gentile. Io certamente non vi sarò ingrato. Ma con lei non pretendo di acquistar merito. Sto solo facendo il mio dovere. Ma certo, certo, questo lo capisco benissimo. Non sono così rozzo come voi mi credete. Veramente io non capisco. Alla vostra salute. Lei mi onora troppo. Questo vino è proprio buono. Il Borgogna è la mia passione. Ne volete un bicchierino? Oh, non merito tanto, signore. Oh, su via. Porto un bicchiere. Volete sedere? Oh, non son degna. Signore, di questo non posso. Mirandolina, siamo soli. Porta una sedia. Ma tu è impazzito.
Ma se lo sapessero il signor Conte e il signor Marchese, povera me. Perché? 100 volte mi hanno obbligato a bere qualcosa con loro ed io non ho mai accettato. Oh, via, sedete, sedete. Senti, non dire a nessuno che la padrona si è seduta a tavola con me. Non dubiti, signora. Alla salute di tutto quello che fa piacere al signor Cavaliere. Oh, vi ringrazio molto, padroncina garbata. Questo brindisi non è per le donne. No? Perché? Perché so che lei le donne non le può vedere. È vero, non le ho mai potute vedere, ma non vorrei. Che cosa, signore? Non vorrei che voi mi faceste cambiare idea. Io? Come? Va via. Comanda. Fammi cucinare delle uova e quando sono pronte portamele. Come le preferisce le uova? Ma come vuoi, spicciti! Ho inteso. Sta per cadere. Il mio padrone si va riscaldando. Mirandolina, devo dirvi una cosa che vi farà molto piacere. La sentirò volentieri. Voi siete la prima donna al mondo con la quale parlo volentieri. Signor Cavaliere, in verità anch'io sento per lei quello che non ho mai sentito per nessun altro uomo di questo mondo. Ho paura che vogliate farmi perdere la quiete. Oh, signor Cavaliere, continui ad essere un uomo saggio e non cada nelle debolezze come gli altri. In verità, se me ne accorgo, io qui non ci vengo più. Anch'io sento non so che dentro, ma non voglio impazzire per gli uomini. E tantomeno per uno che odia le donne, che magari ora viene qui a burlarsi di me con un discorso nuovo a tentarmi. Signor Cavaliere, mi favorisca un altro poco di borgogna. Come basta! Pescato. Tenete. Signor Cavaliere. Sì? Tocchi ai buoni amici. Evviva! Che viva! Signor Marchese! Scusate, amico, ho chiamato e non mi ha risposto nessuno. E con il suo permesso? No, fermatevi! Signor Marchese, io non mi prendo con voi tanta libertà. Vi chiedo scusa, credevo foste solo. Tutto un piacere vedervi accanto alla nostra adorabile padroncina. E io in verità ero qui a servire il signor Cavaliere. E poi ho avuto un malore e lui mi ha soccorso con un bicchierino di borgogna. E borgogna quello? Sì, borgogna. Ma di quello vero? Almeno per tale l'ho pagato. Io me ne intendo. Lasciate che lo sente e vi saprò dire se è quello vero o no. Ehi, un bicchierino al Marchese. Non troppo piccolo il bicchierino. Il borgogna non è liquore. Per dare un giudizio bisogna berne a sufficienza. Ecco le uova. Non ne voglio più. Che cos'è? Uova. Non mi piacciono. Signor Marchese, con il permesso del signor Cavaliere, assaggi questo intigoletto fatto con le mie mani. Volentieri. Ehi, una sedia. Che roba. Ma che odore. Ma che sapore. Cavaliere, alla vostra salute. Ebbene, che ve ne pare? Senza offesa, non vale niente. Voglio farvi assaggiare invece un poco del vino di Cipro. L'ho qui, l'ho portato con me. Eccolo. A quanto pare il signor Marchese non vuole che il suo vino ci dia la testa. Questo si beve a gocce, come lo spirito di Melissa. Ehi, 3 bicchieri. E che non siano molto grandi. Forse basterebbe odorarlo. Questo è un nettare. Che nettare! Che ambrosia! Questa è un'ambrosia. Che manna distillata! Che vi pare di questa porcheria? Lavatura di piastre. Eh? Che ne dite? Ah, buono, buono, raffinato. Mirandolina, vi piace?
No, non mi piace. Lo trovo cattivo. Io non so fingere. Lodo chi sa fingere. Ma chi sa fingere in una cosa saprà fingere in tutte le altre. Sta riproverando. Non capisco perché. Mirandolina, voi di questi vini non ve ne intendete. Di fazzoletti ve ne intendete. Ma di vini proprio no. Ehi, tre bicchierini puliti. Per me non ne voglio più. No. Non preoccupatevi, non è per voi. Galantuomo, con licenza del vostro padrone, andate dal conte d'Alba Fiorita e ditegli forte da parte mia, ma che tutti lo sentano, che lo prego di assaggiare un poco del mio vino di Cipro. Sarà servito. Bah, questo poco che è rimasto, io me lo conservo per questa sera. Badi che non le faccia male, signor Marchese. Sapete cosa mi fa male? Che cosa? I vostri begli occhi. Cavaliere, io sono innamorato di lei perdutamente. Me ne dispiace! E sono geloso come una bestia. La lascio stare vicino a voi perché so chi siete. Costui comincia a seccarmi. Il signor Conte ringrazia Vostra Eccellenza e manda questa bottiglia di vino delle Canarie. Vino delle Canarie! Vorrà mettere il suo vino delle Canarie col mio vino di Cipro. Lascia vedere. Povero pazzo. È una porcheria. Lo conosco all'odore. Assaggiatelo prima! Non voglio assaggiare niente. Questa è un'altra impertinenza che mi fa il Conte. Vuol sempre starmi al di sopra, eh? Vuole provocarmi. Mirandolina, se non lo cacciate via, nasceranno delle cose grandi. Sì, nasceranno delle cose grandi. Io sono chi sono, e non tollero simili affronti. Il povero marchese è pazzo. Casomai la bile gli facesse male, ha portato via la bottiglietta per ristorarsi. È pazzo, vi dico. E siete voi che lo avete fatto impazzire. Sono di quelle che fanno impazzire i nonni. Sì, voi siete. Oh, signor Cavaliere! Fermatevi! Perdoni, io non faccio impazzire nessuno! Aspettate! Scusi! Fermatevi, vi dico! Ma cosa vuole da me? Niente, beviamo un altro bicchiere di Borgogna. Presto, presto che devo andare. Sì, sedete, sedete. In piedi. Tenete. Veloce. Faccio un brindisi. Un brindisi che mi ha insegnato mia nonna. Viva Bacco e viva l'amore, l'uno e l'altro ci consola. Uno passa per la gola, l'altro va dagli occhi al cuore. Bevo il vin con gli occhi buoni, faccio quel che fate voi. Bravissima! Aspettate! Fermatevi! Malandrina! Se n'è andata e mi ha lasciato 100 diavoli che mi tormentano. Vola tutto in tavola. Ma via, al diavolo anche tu! Bevo il vino con gli occhi, poi faccio quel che fate voi. Ma che brindisi misterioso è questo? Ah, maledetta! Come sa insinuarsi bene? Maledetta! Ho capito, mi vuoi ammazzare. Mi vuoi assassinare? Basta! Questa donna non la voglio più vedere! Domani me ne vado a Livorno! Dove vi sono donne, lo giuro, non metterò mai più piede! Me ne vado a Livorno! Me ne vado a Livorno! Il catalogo è questo, delle belle chiamo il padron mio, un catalogo al libro, patio, osservate! In Almania! Quando in Francia, in Turchia, non ancora, ma in Italia! Aspetta. Il marchese di Forlimopoli! Accomodiamoci, in questa locanda nemmeno una sedia, guarda. È una. Fabri!
servizio? Ma che servizio è mai questo? Pago i miei danari, io. Allora, servitore, le porta queste sedie o no? Scusate, devo parlare con Mirandolina per... Ah, dicevamo, il marchese di Forlipopoli, carattere curiosissimo. Certo, è nato nobile, non si può negare. Ma tra lui e suo padre hanno dissipato tutto ed ora ha appena da vivere. Tuttavia, mi piace fare il grazioso. Ma si vede che vorrebbe essere generoso, ma non è. Dona quel poco che può e vuole che tutto il mondo lo sappia. Questo sarebbe un bel carattere per una delle vostre commedie. Aspettate che arrivi la compagnia e si vada in teatro. E può darsi che ce lo godiamo. Ma se volete che ce lo godiamo, dovete continuare a fingervi dame. Io lo farò di certo, ma di Gianira non lo so. Al marchese di Forlipopoli. Allora, Decenira, lo farai. Scusate, ma a me mi viene da ridere quando i gonzi mi credono una signora. Con me avete fatto bene a scoprirvi, così posso fare qualche cosa per voi. Oh, il signor Conte sarà il nostro protettore. Beh, siamo amiche, godremo unicamente le sue grazie. Vi dirò, vi parlerò in sincerità. Vi servirò fino a dove potrò farlo, ma un certo impegno che non mi permetterà frequentare la vostra casa. Oh, ha qualche amoretto, signor Conte? In confidenza, la padrona della locanda. Camperi, veramente una gran signora. Mi meraviglio di voi, signor Conte, che vi perdete dietro una locandiera. Sarebbe sicuramente meglio se lo facesse con un'attrice comica. Ah, fare all'amore con voi altre mi diverte poco. Ora ci siete, ora non ci siete. E non è meglio così, signore? In questa maniera non si eternano le amicizie e gli uomini non si rovinano. Ma io sono impegnato. Mirandolina mi piace e non la voglio disgustare. Oh, signor Conte, ma che cos'ha di buono costei, eh? Oh, ha del buono. Si fa apprezzare. Ha un grande spirito, ecco. In materia di spirito la vorreste mettere con noi? Ora basta. Mirandolina mi piace. E se volete la mia amicizia, dovete parlarne bene. Oh, caro signor Conte, per me dico che Mirandolina è una dea venera. Ah, sì, ha dello spirito, parla bene. Ora mi date... Avete visto quello che è passato per la sala? Quello è un altro bel carattere da commedia. Oh, in che genere? È uno che non può vedere le donne. Avrà qualche brutto ricordo di qualche donna. Poi le disprezza tutte. Pensate, disprezza fino anche Mirandolina. Poverino. Scommetto che se mi ci mettessi attorno io, lo farei cambiare opinione. Questa è una cosa che piacerebbe fare a me. Davvero? Sentite, amiche, così, per puro divertimento, se riuscite a farlo innamorare, da cavaliere vi faccio un bel regalo. Oh, io non intendo essere ricompensata per questo. Lo farò per mio spasso. Se il signor Conte vuole usarci qualche finezza, non dovrà farlo per questo. Sinché arrivano i nostri compagni, ci divertiremo un poco. Ma penso che non farete niente. Ah, signor Conte, lei ha poca stima di noi. Non siamo vezzose come Mirandolina. Ma se permette, sappiamo anche un poco di come si vive in questo mondo. Lo volete conoscere? Appena ripassa, ve lo richiamo. Oh, eccolo! Cavaliere, prego! Faccia pure come... Prego, si accomodi.
In che cosa posso servire? Queste due dame hanno bisogno di voi. Disimpegnatemi, non ho tempo di trattenermi. Oh, ma signor cavaliere, non intendo recargli incomodo. Una parola in grazia, signor cavaliere. Perdonatemi, signore, ho un affare di premura. Oh, ma in due parole e ti sprechiamo. Oh, due paroline e non più, signore. Maledettissimo conte. Cavaliere, due donne che pregano meritano di essere ascoltate. Su. Perdonatemi, signore. In che cosa posso servire? E non siete voi toscano, signore? Sì, signora. Avrete degli amici in Firenze? Ho degli amici e ho dei parenti. Sappiate, signore, a metà è meglio se cominciate a dire voi. Dirò, signor cavaliere, sappia che un via, signore, ho un affare di premura. Orsù, capisco, cavaliere, che la mia presenza vi mette a soggezione. Voi confidatevi, ma confidatevi con il cavaliere che io vi levo l'incomodo. Aspettate, amico. So il mio dovere. Servo di lor signori. Favorisca, sediamo. Non ho volontà di sedere. Così rustico con le donne. Favoriscano a dirmi che cosa vogliono. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra protezione, della vostra bontà. Che cosa vi è accaduto? I nostri mariti ci hanno abbandonate. Come? Due dame abbandonate? Chi sono i vostri mariti? Amica, meglio se cominciate a dire voi. È tanto indiavolato che mi confondo anch'io. Signore, vi riferisco. Ma come? Così ci trattate? Un cavaliere tratta così? Perdonatemi, signore, ma io sono uno che ama assai la propria pace. Vedo che ci sono due dame abbandonate dai loro mariti, qui ci saranno degli impegni e non pochi. Riveritissime dame, da me non potrete sperare né consiglio né aiuto. Oh, dunque, via, non teniamolo più in soggezione il nostro amabilissimo cavaliere. Ma sì, sì, parliamogli con sincerità. Che significa tutto questo? Noi non siamo due dame. No? Il signor Conte ha voluto farvi uno scherzo. Bene, lo scherzo è fatto, vi riferisco. Ma fermatevi un momento! Che cosa volete? Ma degnateci per un momento della vostra amabile conversazione. Non ho tempo di trattenermi. Ma sappiamo che non vi vogliamo mica mangiare. Non vi leveremo la vostra reputazione. E sappiamo che non potete vedere le donne. Bene, se lo sapete, non abbiamo nient'altro da dirci. Ma sentite, non siamo mica donne che vi potrebbero togliere onore. Chi siete? Diteglielo voi, Dejanira. Ma glielo potete dire anche voi. Via, chi siete? Siamo due commedianti. Due commedianti. Bene, parlate pure, che non ho più paura di voi. Sono ben prevenuto nei confronti della vostra arte. Che cosa volete dire? Spiegate. So che fingete in scena e fuori scena, e con tal prevenzione non ho paura di voi. Ah no, signore, io fuori di scena non so fingere. Ah, come si chiama ella? Signora Sincera. Io mi chiamo... Ella? Signora Buonalana. Io non sono. I gonzi come li tratta, padrona mia? Non sono. So parlare anche io in gergo. Oh, via il nostro cavaliere. Ma non mi tocchi. Diamine! Ha più del contrasto che del cavaliere. Contrasto significa contadino? Ho capito bene. E allora vi dirò che siete due impertinenti. Ma è questo? È una donna della mia sorte. Oh, bello questo viso trionfato. Asino. Bello questo tuppè finto. Maledetto. Ho trovato la maniera per farle andare via. Ma cosa credevano? Di tirarmi nella rete? Povere sciocche. Vadano ora dal conte a raccontargli la bella scena. Oh, se fossero state dame, per rispetto mi conveniva fuggire. Ma quando posso, le donne le strapazzo col maggior piacere del mondo. Non ho però potuto strapazzare Mirandolina. Ella mi ha vinto con una tale civiltà. Ma è donna. E non me ne voglio fidare. Domani me ne vado a Livorno. Sì. Ma se aspetto fino a domani, chi mi assicura che non finirà di rovinarmi? Qui ci vuole una risoluzione da uomo. Signora,
Il signor Marchese è nella sua camera che l'aspetta, perché desidera parlarti. Il signor Marchese? E ora che vorrà con questo pazzo? Danari non me ne spilla più. Digli da aspettare, quando sarà stanco da aspettare se ne andrà. Ah, e passa anche dal cameriere della locanda e fatti portare il conto. Sarà servito. Senti, da qui a 2 ore voglio che i miei bagagli siano pronti. Vuol partire, forse? Sì, voglio partire. E portami anche spada e cappello, senza che il Marchese se ne accorga. Ma e se mi vede fare i bagagli? Ma che dica quello che vuole! Quanto mi dispiace andar via per causa di Mirandolina. Eppure è vero, sento che anche a me dispiace partire, una cosa che non ho mai provato. Tanto peggio se vi restassi alla larga tutte quante. Donne, sempre più parlerò male di voi. Voi ci fate del male, ancora quando volete farci del bene. È vero, signore, che ha chiesto il conto? Sì, l'avete portato. Lo sta preparando la padrona. Mi dispiace che lei vada via così presto. E la prego di ricordarsi del cameriere. Portate il conto, so quel che devo fare. A dire il vero, dispiace. E avrei preferito che andasse via il Marchese. Fa l'innamorato della padrona, ma può mettersi l'anima in pace. Mirandolina deve essere mia moglie. Il conto! Vi servo subito. Tutti sono in pacchetti di Mirandolina. Beh, non è certo strano che anche io cominciavo a sentirmi accendere. Ma tanto tra 2 ore parto, me ne vado a Livorno. Mirandolina. Ha domandato il suo conto? Sì. È servita. Andate qua. Ma che avete voi? Voi piangete? No, deve essere stato un po' di fumo negli occhi. Del fumo negli occhi? Mm. Va bene, quanto è il conto? 20 paoli. In 4 giorni solo 20 paoli. Quello è il suo conto. E i 2 piatti particolari che mi avete cucinato questa mattina? Non ci sono nel conto? Quel chiodono non lo metto in conto, cavaliere. Ma che avete regalati? Ma che avete? Niente, deve essere stato qualcosa o del fumo negli occhi. Non vorrei che aveste patito cucinando per me quelle 2 preziose vivande. Se fosse per questo, soffrirei volentieri. Basta, Mirandolina, per cortesia, ecco, tenete, sono 2 zecchini, teneteli per amor mio e perdonateli. Oh, Mirandolina, mi è svenuta che si è innamorata di me così presto. Perché no? Non sono forse io innamorato di lei? Mirandolina, cara Mirandolina, cara Madonna, Mirandolina cara, riprendetevi, sì, qualcosa per farla rinvenire. Ehi, c'è nessuno? Andrò io stesso. Molte sono le nostre armi con le quali sconfiggere gli uomini, ma quando sono ostinati, il rimedio sicurissimo è uno svenimento. Non è ancora rinvenuta? Oh, questa certamente mi ama. Via, Mirandolina, fatevi coraggio. Via, ve lo prometto, non partirò più per ora. Va via! Te ne vuoi andare? Mirandolina! Va via, ti spacco la testa! Mirandolina, la fronte le suda. Mirandolina, fatevi coraggio. Apriti gli occhi. Mirandolina! Maledetti! Ahimè! Io l'ho fatta rinvenire! Mi meraviglio, signor cavaliere. È bravo quel signore che non può vedere le donne. Di che cosa state parlando? Allora siete caduto. Io? Vi ho cagnato il diavolo! Il cavaliere è diventato pazzo. Di questo affronto voglio soddisfazione. L'impresa è fatta. Il suo cuore in fuoco, in fiamme, in cena. Basta solo rendere pubblico il mio trionfo. Alla faccia di tutti gli uomini presuntuosi. Orsù, l'ora del divertimento è passata.
Prima che questa biancheria si asciughi del tutto, voglio stirarla. Fabrizio? Signora? Fabrizio, portami il ferro caldo. Sì, signora. Scusate se è da voi questo incomodo. Se dipendesse da me, vi porterei l'acqua anche con le orecchie. Ma vedo che tutto è inutile. Perché, Fabrizio? Sono forse un'ingrata? Voi non degnate gli uomini poveri. A voi piace troppo la nobiltà. Povero pazzo, se vi potessi dir tutto. Ma ci ho visto io con questi miei. Sì, andatemi a prendere il ferro. E quando è caldo, portatelo. Sì, vado. Povero me, questi uomini. Più si fa bene, più si fa peggio. Che cosa avete detto? Mi portate questo ferro? Sì, vado. Forza. Io non ci capisco niente. Ora mi tira su, ora mi butta giù. Io non ci capisco niente. Signora Mirandolina. Ah, amico mio. Il mio padrone la riverisce e vuol sapere come sta. Ditegli che sto benissimo. Ha detto di bere un poco di questo spirito di melissa, che le farà bene. E d'oro questa boccetta? Sì, signora, d'oro. E dove l'ha presa? Mi manda la medicina dopo che sono guarita? Cioè, dico, quell'orribile svenimento l'ho avuta prima. Perché mi manda la medicina dopo? Beh, servirà per un'altra volta. E me la manda dopo? Sentite, tenete, ringraziatelo. Ma gli volete fare questo affronto? No. Portatela via, forza. Gliela porterò. E ditegli che non ne ho bisogno. E bottigliette, non ne voglio, perché regali non ne prendo, va bene? Che donna, rifiutare 12 zecchine. È proprio cotto, stracotto, è biscottato. Ma siccome quel che ho fatto con lui, non l'ho fatto per interesse. Voglio che egli ammetta la forza delle donne, senza poter dire che siano interessate prima. Ecco qui il ferro. Che cosa c'è adesso? C'è questo signor cavaliere, manda i regali, manda le ambasciate. Me lo ha detto il servitore. Sì, mi ha mandato una boccettina d'oro e io gliel'ho restituita. Che cosa? Gliel'avete restituita? Sì, domandatelo al servitore se non Credete. Cara Mirandolina, scusatemi. Adesso, andate a prendere l'altro ferro. Forza, ma... quando è caldo, portatelo. Sì, ma credetemi che se parlo così... Andate, che mi fate venire la rabbia. Vado, vado, vado. Signor Cavaliere, serva umanissima. Come state? Benissimo, per servirla. Ho motivo di lagnarmi di voi. Di me? Perché? Perché avete rifiutato una piccola boccetta che io vi ho mandato. E cosa voleva che io ne facessi? Ma che ve ne serviste in caso di bisogno. Signor Cavaliere, non sono soggetta agli svenimenti. Quello che mi è accaduto oggi non mi era mai accaduto. Oh, Mirandolina, non vorrei essere stato io la causa di quel vostro malessere. Eh sì. Penso proprio che lei mi sia stato la causa. Io? Davvero? Certo! Mi ha fatto bere quel maledettissimo vino di Borgogna che mi ha fatto male. Ah, per questo. Questo ferro è poco caldo. Fabrizio, se il ferro è caldo, portatelo! Fatemi la grazia, tenete questa boccetta. Perdoni, signor Cavaliere, io regali non ne prendo. Ma se li avete presi dal conte d'Alba Fiorita? Per forza, per non offenderlo. E ora vorreste offendere me? Ma che cosa importa a lei che una donna l'offenda? Lei non le può vedere, le donne? Oh, Mirandolina, ora non posso più dire così. Signor Cavaliere, mi prende in giro. No, non vi sto prendendo in giro. Questo è un prodigio della vostra grazia, della vostra bellezza. Lei mi prende in giro. Ma non vi sto prendendo in giro! Via, 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 via! Per favore, tenete questa boccetta. Non prendo regali, non ne prendo, Fabrizio! Prendetela o mi farete andare in collo! Oh, Fabrizio, il ferro! Prendete, non la prendete! Oh, che furia! Oh. La gettate via così! Oh, Fabrizio! Ecco qui il ferro. È ben caldo? Sì, signora. Oh, ma che avete? Vedete, mi sembrate turbato, non vi sentite bene? Niente, signora, niente. Datemi l'altro ferro, se volete che lo metta nel fuoco. Io in verità ho paura che non mi sentiate bene, ditemi. Capito? Via, datemi questo ferro, che se ne vada! È il mio cameriere fidato, sa. Gli voglio bene. Ecco,
Fabrizio. Scaldate. Quante premure, signora, per il vostro cameriere. E con questo che cosa vorrebbe dire? Si vede che ne siete imbaghita. Oh, che bel complimento mi fa, signor cavaliere. Quando volessi amare, non butterei il mio tempo così malamente. Voi meritereste l'amore di un re. Re di spade o del re di coppe? Oh, Mirandolina, finiamola con gli scherzi, parliamo seriamente. Ma parli pure, parli, che io l'ascolto. Ma non potreste per un poco lasciarmi stirare? Perdone, mi preme preparare questa biancheria per domani. Mi preme dunque questa biancheria più di me? Sicuro. E me lo dite così? Ah, ma perché di questa biancheria me ne posso servire, mentre di lei non posso fare capitali di niente. Invece potete disporre di me come volete. Signor cavaliere, ma se lei non le può vedere le donne? Oh, basta, Mirandolina, finitela, vi siete vendicate abbastanza. Credetemi, io vi stimo, vi amo, vi chiedo pietà. Ridete! Rido, rido perché mi burla. Oh, basta, non ce la faccio più. Che ho, sta male? Sì, mi sento mancare. Aspetti, prenda subito questo spirito di melissa. Mirandolina, non mi trattate con tanta asprezza! Credetemi, io vi amo, ve lo giuro, vi amo! Ah, no! Perdoni, non l'ho fatto apposta! Fabrizio! Per carità, non chiamate quell'uomo! Ma se ho bisogno di un altro ferro! Fabrizio! Mi giuro al cielo, se viene gli spacco la testa! Oh, questa è bella, non posso chiamare i miei servitori! Chiamatene un altro, questo non lo posso vedere! È una cosa curiosa questa! Perdonatemi! Non posso chiamare chi voglio? La confesso, ho gelosia di quel vostro servitore! Con un cagnolino. Questa è la prima volta che provo cosa sia l'amore. Nessuno mi ha mai comandato. Ma non intendo comandarvi. Io vi prego. Ma cosa vuoi da me? Amore, pietà. Un uomo che stamattina non poteva vedere le donne, ora mi chiede amore e pietà. Non è vero. Non gli credo. Crepa schiatta, impara a rispettare le donne. Maledetto il momento in cui ho cominciato a contemplare questa donna. Sono caduto nella trappola e non vi è più rimedio. Cavaliere, voi mi avete insultato. Perdonatemi, è stato un incidente. Mi meraviglio di voi. Fortunatamente il vaso non vi ha colpito. Un goccio d'acqua mi ha macchiato il vestito. Ripeto, perdonatemi. Questa è un'impertinenza. Non l'ho fatto apposta. Perdonatemi per la terza volta. Ho paura che questa macchia non voglia andare via. Questo è quello che mi fa andare in collera. Voglio soddisfazione! Se non volete perdonarmi, se volete soddisfazione, sono qui. Non ho soggezione di voi! Se non l'avete fatta apposta, lasciamo stare. Vi comprendo, so che male avete. Io non mi impiccio degli affari vostri. Signor nemico delle donne, ci siete caduto, eh? Come? Io? Ma sì, siete innamorato. Andate al diavolo! A che serve nascondersi? Lasciatemi stare, o giuro al cielo, ve ne farò pentire. Innamorato. Si vergogna e non vuole che si sappia. Ma forse non vuole che si sappia perché ha paura di me. Ora soggezione a dichiararsi per il mio rivale. Fastidi per questa macchia. Se sapessi come fare a levarla. Le donne hanno sempre qualcosa per levare le macchie. Oh, bella questa boccetta. Sarà d'oro placcato. Sa se contiene qualcosa per levare le macchie. Spirito di melissa. Voglio provare. Signor Marchese, e che cosa fa qui tutto solo, saletto? Signora Contessa, le dirò, sono amante della pulizia e volevo levare questa piccola macchia. E con che cosa, signore? Con questo spirito di melissa. Oh, perdoni, ma lo spirito di melissa non serve. Anzi, farebbe venire la macchia più grande. Allora, come devo fare? Beh, conosco io un segreto per levare le macchie. Oh, bene, insegnatemelo. Volentieri, mi impegno per uno scudo a far andar via quella macchia. Volete uno scudo?
Sì, signore. E perché? Vi pare una grande spesa? Meglio provare lo spirito di Melissa. Faccia vedere. È buono quello spirito? Buonissimo. Sentite. Io ne so fare di meglio. Voi sapete fare lo spirito di Melissa? Sì, signore. Io mi diletto di tutto. Brava, brava. Così mi piace. Sarà d'oro questa boccetta? Certo che è oro. Tanto questo non conosce l'oro quaccato. È sua, signor Marchese? È mia, ma se volete è vostra. Ah, ma che gentile! Grazie! So che state scherzando. E come? Non me l'ha donata? Non è cosa da vostra pari. Ve ne regalerò una migliore, se volete. Oh, la ringrazio, signor Marchese, ma questa per me va bene. E poi... Sentite, in confidenza, non è oro, è placcato. Oh, ma le dico che questa per me va bene, e poi ogni vostro regalo è prezioso. Basta, non so che dire. Prendetela se volete. Pazienza, non bisognerà pagarla, Mirandolina. Quanto potrà valere? Un Filippo. Ah! Il signor Marchese è un cavaliere generoso. Mi vergogno a regalare queste sciocchezze. Vorrei che quella boccetta fosse d'oro. Ah, in realtà sembra che sia oro. Chiunque si ingannerebbe. Chiunque? Ma io no, io me ne intendo. Ma sa, anche dal peso sembra che sia oro. Eppure non lo è. Voglio farla vedere ad Ortensia. Alla baronessa? Sì, sì, alla baronessa. La baronessa. Dove diamine sarà questa boccetta? Che cosa cercate, galantuomo? Cerco una boccetta di spirito di Melissa. La signora Mirandolina dice che l'ha lasciata qui, ma io non la ritrovo. Era una boccetta d'oro placcato. No, signore, era d'oro. D'oro? Certo che era d'oro. L'ho vista comprare io per 12 zecchini. Ma come lasciar così una boccetta d'oro? Se l'è scordata qui, ma io non la ritrovo. Mi sembra ancora impossibile che fosse d'oro. Era oro, gli dico. L'ha forse veduta vostra eccellenza? Io? Non ho veduto niente. Basta, le dirò che non la trovo. Colpa sua, doveva mettersela in tasca. Povero me. Ho regalato una boccetta d'oro che vale 12 zecchini. Ma come devo fare? Se recupero la boccetta alla contessa e mi rendo ridicolo presso lei, se Mirandolina viene a sapere la cosa, è in pericolo la mia reputazione. Sono un cavaliere. Devo pagarla, ma non ho danari. Te, signor Marchese, di questa bellissima novità. Quale novità? Il nostro cavaliere che disprezza le donne. È innamorato di Mirandolina e pare che lei gli corrisponda. Ha usato verso di lui quelle attenzioni che non ha praticato né a me né a voi. Con le donne più si fa e meno si merita. Esse si burlano di chi le adora e corrono dietro a chi le disprezza. Se ciò fosse vero, ma non può essere. Perché non può essere? Vorreste mettere il cavaliere a confronto con me? Ma non l'avete vista voi stesso sedere alla sua tavola? Con noi ha mai fatto una cosa del genere? A lui biancheria distinta, a noi sempre la stessa. Lui servito in tavola prima di tutti, le pietanze gliele prepara lei con le sue mani. I camerieri vedono tutto e parlano. Fabrizio preme di gelosia. E poi, quello svenimento, vero o finto che fosse, non è un segno manifesto d'amore. Ma come? A lui si fanno piatti saporiti e a me carnaccia di bue e minestra di riso lungo. È vero, questo è un affronto al mio grado e alla mia condizione. Ed io, che ho speso tanto per lei. Ed io, che le ho fatto continuamente dei regali, le ho dato perfino da bere quel vino di Cipro così prezioso. Il cavaliere non ha fatto con lei che una minima parte di quello che abbiamo fatto noi. Ah, non dubitate. Anche lui le ha fatto un regalo. Che cosa le ha donato? Una boccettina d'oro, con dello spirito di Melissa. Come lo avete saputo?
Beh, il suo cameriere l'ha detto al mio. Sempre peggio. Questa donna è un'ingrata. Voglio assolutamente lasciare questa locanda indegna. Sì, è vero, andate. E voi, che siete un marchese di tanta reputazione, dovreste partire con me. Ma dove dovrei andare? Ma non vi preoccupate, vi troverò io un alloggio. Sarete mio ospite, a mie spese. Basta, siete tanto mio amico che non posso dirvi di no. Allora andiamo, andiamo, andiamo. Aspettate, venite qua, in confidenza, ma che nessuno lo sappia. Il mio fattore mi ritarda qualche volta le mie rimesse. Dovete forse darle qualche cosa? Sì, 12 zecchini. 12 zecchini? Devono essere mesi che non pagate. Non posso andarmene senza pagare. Se voi mi faceste il piacere... Con piacere, eccovi i vostri 12 zecchini. Aspettate, adesso che ricordo sono 13, voglio restituire il suo zecchino anche al cavaliere. Vabbè, 12 o 13 è lo stesso per me. Grazie, ve li renderò quanto prima. Ma non vi preoccupate, danari a me non ne mancano. E per vendicarmi di Mirandolina, ne spenderei anche 100 di zecchini. Sì, è veramente un'ingrata, ho fatto tanto per lei e mi tratta così. Voglio rovinarle la locanda, sì. Ho fatto andar via anche quelle due commedianti. Quali commedianti? Quelle due che si fingevano dame, Ortensia e Dejanira. Come? Non sono dame. Ma quali dame? La mia boccetta. Dove sono andate? Cosa vuoi che ne sappia? Devo andare a recuperare la mia boccetta. Torno subito, amico mio. Ma la mia boccetta... Con costei mi voglio vendicar così. Il cavaliere che ha saputo fingere per tradirmi, in altra maniera me ne renderà conto. Dio, sono in un brutto guaio. Il cavaliere si è infuriato davvero. È vero che mi sono divertita alle spalle di questo superbo, di questo disprezzatore delle donne. Ma ora che è infuriato, sono seriamente preoccupata. Ah, battono! L'amico è qui! Mirandolina, aprite! Cosa comanda, signore? Aprite! Favorisca andare nella sua camera e tra poco sono da lei. Perché non volete aprirmi? Arrivano dei forestieri. Vada, vada, mi faccia questa grazia e tra poco sono da lei. Vado, ma se non venite, povera voi! Oh, se non venite, povera voi. Povera me se vi andassi. La cosa va sempre peggio. È andato via. Sì, sì, è andato. Fabrizio! Fabrizio! Ha chiamato? Sì, Fabrizio, venite qui. Voglio confessarvi una cosa. Sappiate che il cavaliere di Rivacqua si è innamorato di me. Me ne sono accorto. Ah sì? Ve ne siete accorto? Io in verità non ne sono mai accorto. Non ve ne siete accorta voi? E non avete visto prima quando stiravate le smorfie che vi faceva? E la gelosia che aveva di me? Ma io che opero senza malizia, tratto le persone con indifferenza. Io, Fabrizio, ho detto, mi avete detto certe cosine che mi avete fatto arrossire. Vedete, questo accade perché voi siete una donna sola, senza padre, senza madre, senza nessuno. Se foste sposata, non sarebbe così. Avete ragione. E ricordatevi di ciò che ha detto vostro padre. Certo, me ne ricordo. Battono! Chi è che batte? Il cavaliere! Il cavaliere batte. No, no, aspetti, aspetta che me ne vada. Aprite questa porta! Ma che modi sono questi? In una locanda onorata non si fa così. Apri questa porta e la butta giù! Oh, accidenti, questo vuole sfondare la porta e ora cosa faccio? Signori, c'è il signor cavaliere di Ripafratta che vuol forzare quella porta. Aprite o la butta giù! Il cavaliere è diventato pazzo, andiamo via. Dove andiamo? Apritegli, voglio proprio parlare con lui. Signori, io aprirò, ma vi prego. Ma non ti preoccupare, siamo qui noi. Se vedo qua me la filo. Ma dove vai?
Chi cercate? Mirandolina, dov'è? Io non lo so. Per fortuna ce l'ha con Mirandolina. Ma la troverò. Con chi l'avete? Cavaliere, noi siamo amici. A me non vorrei per nulla al mondo che scoprissero questa mia debolezza. Cosa vuole, signore, dalla padrona? A te non devo rendere conto. Quando comando, voglio essere servito. Pago i miei denari per questo e giuro al cielo, lei avrà a che fare con me. Vostra signoria paga i suoi denari per essere servito nelle cose lecite ed oneste. Ma non può pretendere, mi perdoni, che una donna onorata... Cosa stai dicendo? Come ti permetti? So io quel che ho ordinato a Mirandolina. Le ha ordinato di venire in camera sua. Va via, briccone, ti spacco la testa. Andate via, Fabrizio. Vattene via. Che diavolo ha? Ma non lo vedete? È innamorato di Mirandolina. E si trattiene con Fabrizio e parla con lui di matrimonio. Ora è il tempo di vendicarmi. Cavaliere, non conviene ridere delle debolezze altrui quando si ha un cuore fragile come il vostro. Di che cosa intendete parlare? So da che provengono le vostre smanie. Avete capito voi di che parli? Amico, io non so niente. Parlo di voi, che con la scusa di non poter soffrire le donne, mi volevate portare via Mirandolina, che era già mia conquista. Io? E io non parlo. Parlate con me. Vi vergognate o no del vostro comportamento? Io mi vergogno di ascoltare ancora le vostre menzogne. Mi state dando del bugiardo. Cosa va peggiorando? Il conte non sa quel che dice. Ma io non me ne voglio impicciare. Voi siete un bugiardo. Io vado via. Datemi quella spada. No, dico. E me ne renderete conto. Calmatevi tutti e due. Ma caro conte, cosa importa a voi che il cavaliere ami Mirandolina? Io l'amo. Non è vero! Mente chi lo dice! Mente? Non sono io che lo dico! E chi allora? Io lo dico e lo sostengo e non ho paura di voi! Adesso avete superato il limite! Datemi quella spada! No, dico! Siete anche voi il mio nemico! Ma io sono amico di tutti! No, datemi quella spada! No. Le vostre sono azioni indegne! Oh, datemi quella spada! Adesso avete superato davvero il limite! La spada non mi conosce! E voglio soddisfazione! Ma che è questo? Mi avete rotto la spada! E il resto della spada dove? Ah, sì, è vero, non me ne ricordavo, l'ho rotto nell'ultimo duello. Conte, lasciatemi trovare una spada. Giuro al cielo, non mi fuggirete di mano. Fuggire? Posso farvi fronte anche con questo pezzo di lama. Vediamo di lama. Che sapete fare, signor Gradasso. Sì, con questa spada... E indietro! Zitta! Oh mio Dio, con le spade! Vedete, Mirandolina, per causa vostra. Per causa mia? È certo, il cavaliere è innamorato di voi. No, mentite! Oh no, il signor cavaliere non è innamorato di me, signor conte, lei si inganna, posso assicurarla che si inganna? È certo, siete d'accordo anche voi? Oh, no, 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 il signor cavaliere non è innamorato, no. Confesso che se fossi riuscita ad innamorarlo, avrei creduto di aver fatto la maggior prodezza del mondo. Un uomo che non può vedere le donne, che le disprezza, non si può tentare di innamorarlo. Signori miei, io sono una donna schietta e sincera. Ho tentato di far innamorare il signor cavaliere, ma non ci sono riuscita. Non posso parlare. Non posso parlare. Si vede negli occhi, si vede. Che cosa si vede negli occhi? È innamorato, non lo vedete? Ti confondi, è così, ti confondi. Ma no, vi dico, non è innamorato. Il signor cavaliere non si innamora. Conosce l'arte e le furbizie delle donne. Delle lacrime non si fida. Alle parole non crede. Degli svenimenti poi se ne ride. Sono dunque finte le lacrime delle donne. Sono falsi gli svenimenti. Come? Non lo sa o finge di non sapere? Giuro al cielo, una tal finzione meriterebbe una pugnalata al cuore! Si calmi, signor cavaliere. Altrimenti questi signori penseranno che lei è innamorata davvero. Sì, lo è e non lo può nascondere. Non ha coraggio di dirvi no. No, non lo sono! No. Sempre con me, ce l'avete! Ma no, vi dico che non è innamorato, lo dico, lo sostengo e sono pronta a provare. Basta, basta, non ne posso più. Conte! In un altro momento mi troverete provvisto della mia spada. Questa spada cos'è? Si fermi, signor cavaliere. Si fermi. Questi signori pensano che lei sia innamorato davvero. Bisogna disingannare. Non ne vedo il motivo. Aspetti ancora un momento.
Signori miei, il più vero segno dell'amore è la gelosia. Chi certamente non sente la gelosia, di certo non ama. Se il signor cavaliere mi amasse, non potrebbe sopportare che io sposi un altro uomo, ma egli lo sopporterà benissimo, come adesso vedremo. Chi intendete sposare? Quello a cui mi è destinata mio padre. Ma parlate forse di me? Sì, caro Fabrizio. A voi, in presenza di questi cavalieri, offro la mia mano. Non è proprio lui, non lo posso sopportare. Ma se sposa Fabrizio, allora non ama il cavaliere. Sì, sposatevi e vi dono 300 scudi. Mirandolina, è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sposatevi ora e vi do subito 12 zecchini. 12? Grazie, signori miei, grazie. Ma ora che mi sposo, non ho bisogno di voi. Io voglio sposare Fabrizio, perché lui mi vuol bene. Sì, sì, maledetta. Sposati con chi vuoi tu. Ho capito che mi hai ingannato, che stai trionfando dentro di te per avermi avvilito. Non riteresti che ti strappassi il cuore e lo portassi in mostra a tutte le donne lusinghiere ingannatrici? Ma questo sarebbe avvilito due volte. Me ne vado. Maledico le tue lusinghe, le tue lacrime, le tue finzioni! Così non può più dire di non essere innamorato. E se dice un'altra volta che sono bugiardo da cavaliere, lo sfido! Zitti, signori miei, zitti. È andato via. E se non torna e la cosa finisce qui, posso dire di essere stata fortunata. Ora non ne voglio sapere più niente. Vieni qua, Fabrizio. Dammi la mano. Ma andiamoci piano, signora. Ma perché? Che voi piano? Vi divertite a far innamorare la gente in questa maniera? E credete che io vi voglia sposare? Ma perché? Ma che vuol dire? Io ero fanciulla, non avevo nessuno che mi comandasse. Quando mi sposerò, so io quello che dovrò fare. E che cosa farete? Mirandolina, fanciulla o maritata che siate, sarò lo stesso per voi. Fate pur conto della mia protezione. Grazie, signori miei, grazie. Ma ora che mi sposo non ho bisogno più di protettori. Non voglio più regali, non voglio più denaro. Io voglio sposare Fabrizio. Signori, questo è mio marito. Andiamoci piano, signora. Ma che piano? Ma che difficoltà ci sono? Dai, dammi la mano. Vorrei che prima facessimo i nostri patti. Ma che patto? Il patto è questo. Fabrizio, o mi dai la mano o vattene al tuo paese. Vi darò la mano, ma poi... Ma sì, amore, sarai l'anima mia. Oh, cara Mirandolina. Anche questa è fatta. Piuttosto, lor signori, se è vero che posso chiedere un'altra cosa, vorrei appunto chiedere un'ultima cosa. Sì, certo, dite. Parlate. Cosa mai chiederà adesso? Vi supplico, per atto di grazia, sì, di scegliersi un'altra locanda. Ora si vede che mi vuol bene. Sì, cara Mirandolina, vi capisco e vi lodo, ma ricordatevi che ovunque voi siate avrete sempre la mia stima. Ditemi, Mirandolina, avete per caso perso una boccettina d'oro? Sì. Eccola, l'ho ritrovata e ve la restituisco. Partirò per compiacervi, ma in ogni luogo fate pur conto della mia protezione. Queste parole mi saranno care, nei limiti della convenienza e dell'onestà. Cambiando stato voglio cambiare costume. E lor signori, approfittino di quanto hanno veduto. E se si dovessero trovare in occasioni di dover fingere, di dover dubitare, di dover cadere o di dover cedere, pensino alle malizie imparate qui e si ricordino della locandiera. Thank you.
Ringraziamoli. Daniele Palmadessa. Giuseppe Forte. Gabriella Aufiero, scusate, e Marco Terenzio Barbaro. Gino San Martino ed Elena Mastroluca. Roberto Vicario e Rosanna Postorino. Scenografia e videoproiezioni Nicola Dellicarri. Assistenti alla regia, alla scenografia, Gina Rubino e Antonio Manganiello. I costumi sono della Sartoria Shangri-La e di Diego Pecorella. Luci ed audio Finizio Service. I trucchi e le pettinature sono state curate da Lella Salino e Antonella Diorio. E il nostro regista Lello Di Gioia. Grazie, non avremmo mai immaginato 3 anni fa di portare in scena La Locandiera, era una commedia, forse stava nei nostri sogni, però l'abbiamo voluta portare in scena quest'anno, perché come abbiamo detto più volte quest'anno ricorre il nostro 25° anno di attività. Noi come Alter Ego siamo nati nel 2003, però come attività teatrale abbiamo iniziato nel 1991 presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie, siamo nati come gruppo parrocchiale Santa Maria delle Grazie. Quindi abbiamo voluto festeggiare questo anniversario con questa commedia, però ripeto, onestamente non ci saremmo mai potuti immaginare di poterla portare in scena, perché era una cosa lontana veramente dai nostri programmi. Però dobbiamo ringraziare Marco Barbaro e Gino San Martino, i quali... ci hanno voluto seguire in questa che io definirei proprio avventura. Avventura che è iniziata oggi, continua domani con i ragazzi delle scuole superiori e continua il 29 di aprile al Teatro del Fuoco di Foggia. Grazie. Teatro del Fuoco di Foggia alle ore 21, è un venerdì. Se vi è piaciuto, se la volete rivedere da capo, noi siamo tutti quanti lì. Volevo ringraziare anche i servi di scena, volevo ringraziare Carlo Vittorio, Leonardo, i quali ci hanno aiutato in questo delicatissimo compito. Vi posso garantire che è stata veramente una sudata, è stata veramente difficile, noi non ci credevamo. Grazie a voi possiamo dire di avercela fatta. Ancora grazie e buonasera. Nessuno, siamo rimasti a casa.